Ciao cicaline e cicalini, sono veramente felice di accogliervi oggi in questo nuovo video. È un video molto importante per me perché segna il giorno della ripartenza verso uno stile di vita più sano e più felice. E per chi ancora non mi conosce bene, io in passato facevo pole dance, ero veramente innamorata di questa disciplina. Purtroppo, a seguito di un intervento molto importante, ho dovuto smettere e da allora diciamo che la mia salute non è più stata così favorevole per uno sport così impegnativo. Tutto questo ha causato in me un forte senso di frustrazione, di depressione e poco alla volta, cercando consolazione nel cibo, sono finita col diventare dipendente. Una delle mie più grosse dipendenze è la pizza e la Coca-Cola. So che può far ridere come cosa, pizza e Coca-Cola, cosa c'è di strano? Piace a tutti, è una combo che piace veramente a tutti. Il problema è quando questa combo diventa la tua alimentazione per 7 giorni su 7. E stufa di questo, ormai sfiancata, diciamo, anche dalla stanchezza che avevo accumulato a causa di un'alimentazione incompleta e sbilanciata, ho deciso di andare da una nutrizionista, di iscrivermi in palestra e quindi iniziamo insieme questo viaggio. Io vi voglio portare con me, creerò una rubrica apposita che sarà una sorta di diario dove terremo insieme traccia di quelli che sono i miei progressi, i miei stati d'animo e insomma tutto quello che succederà. Voglio considerare tutto questo percorso come un vero e proprio viaggio, un nuovo stile di vita. Sono davvero tanto emozionata e quindi non ci perdiamo in chiacchiere e iniziamo con il mio nuovo What I Eat in a Day, seguendo il piano alimentare della mia nutrizionista, che se dovesse guardare questo video saluto con tanto affetto. Ciao Emanuela! Sono proprio curiosa di assaggiare questo nuovo formaggio veg comprato da Natura Sì. A prima vista sembra avere anche una bella consistenza. Chissà se è altrettanto buono. Assaggiamo? A few moments later. Devo dire che mi sta veramente sorprendendo. Ha un gusto molto buono, saporito e poi questa bella cremosità con i pezzettini di erba cipollina. Super super top. Ma la sapete una cosa? Il latte di mandorla neanche si sente. Sembra un vero e proprio spalmabile. Letteralmente sto volando e morso dopo morso mi godo anche un pochino di musica. Niente male, poi questa tisana all'aroma di vaniglia, calda, confortante, profumata, un vero piacere. Intanto che mi godo ancora un pochettino questa bellissima colazione, rispondo a un po' di messaggi. Come spuntino, cosa c'è di più buono di qualche quadratino di cioccolata fondente? Questa che sto mangiando è all'85% e mi piace proprio quel retrogusto leggermente amaro. Ma a dare un po' di dolcezza ci pensa lo smoothie preparato con delle fragole, un pochino di zenzero fresco grattugiato e del latte di cocco. Nel frattempo mi godo la vista del mare che mi rilassa, mi rigenera. Ed è uno dei motivi per cui sono ritornata a Genova. Spadellando, spadellando questi funghi con aglio e prezzemolo e ceci al curry. Un piatto davvero completo, saporito e bilanciato per una pausa pranzo, niente male. Poi che cosa può esserci di più bello della compagnia di Emma? Concludere questa sera voglio provare questo burger della Valsoia completamente vegetale. Diciamo che è decisamente invitante dall'immagine, ma sarà così buono e succoso come presentato nella confezione? Wow! Non io che nel tentativo di fare una ripresa vagamente estetica rischio di far cascare tutto sul pavimento. Un like e un'iscrizione al canale di incoraggiamento, please!
Decisamente il burger della Valsoia ha soddisfatto le mie aspettative, sia in termini di consistenza ma anche come gusto. Non lo trovo per niente invadente, è molto piacevole e secondo me infilato dentro a un panino da hamburger deve essere veramente spaziale. E per finire, questi avocado toast con i pomodorini sono veramente eccezionali, sono proprio una chicca, freschi, leggeri. Io la prossima volta proverò a tostare il pane prima, perché effettivamente non tostandolo rimane forse un po' troppo morbido e pericoloso da mangiare. Spero che questo video vi sia piaciuto e che vi abbia dato, perché no, delle good vibes. E se fra di voi c'è qualcuno, c'è qualcuna che sta cercando la giusta motivazione per riprendere in mano la sua vita, partendo dall'attività fisica e dalla voglia di mangiare bene, di mangiare in modo pulito, di mangiare del cibo vero, del cibo felice, e il mio invito è a iscriversi a questo canale e a continuare a seguirmi, perché come ho detto all'inizio ci sarà poi una playlist dedicata a tutti i miei progressi, alle mie ricette fit, ai miei allenamenti. Sarà veramente bello fare questo viaggio tutti insieme. Un abbraccio, ciao!